Ben ritrovati da Giambattista e da Barbara. Questa sera rivediamo il passo base e una figura nuova che si chiama Promena. Allora partiamo con un rock step di sinistra per l'uomo e di destra per la donna. Rock step, un triplo passo avanti, triplo passo, fronte step, triplo passo indietro, triplo passo. Ok, ripeto. Rock step, triplo passo, fronte step, triplo passo. Ok, la promena. Parto sempre con un rock step sinistro per l'uomo e destro per la donna. Sarà rock step. Afferro la mano della dama, mano a morsa, faccio un triplo passo portando la dama davanti a me. Triplo passo. Da qui cammino, un rock step indietro e un triplo passo con la dama davanti a me. Rock step, triplo passo, cammino, mi giro con triplo passo. Da qui passo in base. Rock step, triplo passo, fronte step, triplo passo. Ok, tutto da capo. Parto con la base. Via. Rock step, triplo passo, fronte step, triplo passo, promena, triplo passo, cammino, triplo passo, base, lo passo, fronte step, triplo passo. Ok, proviamo con la musica. 5, 6, 7, 8. Promena. Base. Ripeto, promena. E base. Con il termine proibizionismo si indica un periodo tra il 1919 e il 1933 in cui negli Stati Uniti fu proibito produrre, vendere e trasportare alcolici. Ciò aveva l'obiettivo di moralizzare la società statunitense, ma di fatto consentì ai grandi gruppi mafiosi di crescere grazie ai proventi ricavati dal contrabbando di alcol. Il proibizionismo fu un'età segnata dai gangster, come Al Capone, dagli scontri tra bande criminali e da squadre di polizia corrotte. Il giovedì nero, 24 ottobre del 1929, è stato il primo giorno in cui con chiarezza si andò profilando il più rovinoso crollo della borsa di Wall Street della storia, dopo alcuni anni di boom. La povertà era diffusa, ci fu un'ondata di panico nella popolazione e quindi gli istituti bancari che avevano investito molto in borsa fallirono. La crisi statunitense ebbe ripercussioni anche sul commercio internazionale. Iniziò così la Grande Depressione, chiusure di fabbriche, disoccupazione elevata, determinando una forte crisi economica. In questo periodo si sentì il bisogno di novità anche nel campo musicale. Lo swing di Kansas City era segnato da una totale influenza del blues, mentre quello di New York, grazie a Duke Ellington, per alcuni versi era simile persino alla musica sinfonica. A differenza dei generi precedenti, nello swing si assiste ad una maggiore importanza della sezione ritmica, generalmente composta da chitarra, pianoforte, controbasso e batteria, la quale ha il compito di creare una base per le improvvisazioni dei solisti. Si sviluppano inoltre le big band, costituite anche da 20-25 elementi, e soprattutto le improvvisazioni si affrancano completamente dalla semplice variazione sul tema, divenendo a loro volta temi nel tema. Il vantaggio dello swing è che rimane comunque la possibilità di essere eseguito sia da big band che da gruppi formati anche da 3, 4 o 5 persone. Queste ultime daranno vita al genere successivamente denominato mainstream. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, si abbandona il banjo in favore della chitarra e assumono sempre maggiore importanza i sassofoni a scapito del clarinetto. Quando volete. Why don't you bake cake while I check it out? You
Vi ringraziamo e vi salutiamo. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gian Battista. E ciao da Barbara.